Buongiorno e buon 2022. Oggi qua siamo sul lago di Pusiano. Comunque oggi vorrei provare ad andare là sopra. Quindi niente, partiamo. Freschino. Un pochino di fresco. Ciao. No, no, perché? Non arrabbiarti. No, visto? Che bella che sei. Sì. Non ti do la pappa perché ce l'hai già. Ok, qua siamo dall'altra parte del lago. C'è anche la gomma dietro un po' sgonfia. Adesso abbiamo la gonfiata. Bello, poi c'è il sole. Un po' di nuvole. Di là però. Dove dobbiamo andare noi? Vabbè. Ok, siamo entrati nel paesino che piacciono a me. Ho fatto un pezzettino. Adesso comincia la salita. Comincia già a essere un po' faticante. Cavalli. Eh sì. Cazzo fa, dorme, spero. Minchia, capito? Sì, sì, dorme. Minchia, era immobile. Ok, abbiamo fatto qualche chilometro. Già fiacco. Ok, qua si fa impegnativo, ragazzuole. È un muro. Tanto lago. Andiamo qua a destra. Oh, porca miseria. Guardate che spettacolo, eh. Adesso mi giro. Mamma mia, ma che cos'è? Porca. Lago, lago. E l'altro dovrebbe essere qua sotto. Maria. Noi prima eravamo lì. L'avevo parcheggiato. C'è il cimitero. Ok. Qua c'è un po' di panchine. C'era qualche baita, qualcosa. Ecco, là c'è un mulo. Allora, qua siamo al 20% di pendenza. Infatti, 24. Sono in turbo, perché sono devastato. C'è un attimo di tregua. Maria. Andiamo su, manca ancora parecchio. Quanti metri siamo? 800. Ce n'è ancora 200-300 da fare. Caprette, eccole lì. Guarda quante caprettine. Beh, le loro. Piccolo lui. Non mi sento più le parti intime. Dio mio, che brutta sensazione. Che cos'è qua? Maria. Qui fa freschino. Adesso sono caldo, ma lo sento. Quindi dopo il problema sarà quando si scende. Metterò su la giacchetta. Ah, nel frattempo non mi era accorta, quello lì, parapendia lì. Quindi non manca molto. Maria, non so, stanco, perché tanto vabbè, elettrica, non spingi tanto. Ma mica, c'ho il culo veramente che devastato, non mi sento più niente davanti. Arrivati.
comincio a scendere. Adesso faccio il pezzo di prima, però visto che c'era qualche sentiero per tagliare qui la strada, vedo se riesco a farlo, che non sono troppo impegnativo. Madonna che freddo ragazzi, non avete idea, mamma mia. No, è peggio scendere che salire, cioè, vaffanculo, ma non esiste, è troppo freddo, mamma mia, sto gelando. Ecco, tipo questo sentiero qui posso anche provare a farlo. Questi vanno bene, sono belli, ma gli altri che ho visto troppo ripido, troppo pericoloso. Questo va bene, bello questo. Sei in pericolo, però facile. Quando tagliamo un pezzo. Oppa. Che carino questo, cazzo, fosse tutto così a scendere. Ok, ho capito dove sono. Oh, i porcellini. Ah no, i porcellini. Porcellini. Ciao, porcellino. No? No, non me ne sono. Ok, sono tornato sul lago. Ormai sono praticamente arrivato a dove parcheggia la valanetra. Ancora ce l'ha con me, loca. Loca, sì. Sì. Incazzatissima proprio. Vabbè, allora, chilometri 28 circa. Dislivello dovrebbe essere sugli 800-900, perché si parte più o meno a 300 metri. Sud, non so quant'è adesso dove sono andato, comunque dopo lo vedo sulla traccia. Comunque, se vi è piaciuto, mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao.